Ringrazio molto la Presidente Birk Musar per averci invitato in questa giornata così importante che ricorda i 20 anni l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Questo invito, di cui le siamo tutti grati, ci consente di sottolineare l'importanza di quell'evento non soltanto per la Slovenia ma per l'intera Unione Europea. In quel primo maggio del 2024 entrarono nell'Unione anche altri 9 paesi. Fu il più grande allargamento mai realizzato fino allora. 75 milioni di nuovi cittadini europei. L'Unione passava a 25 stati, impegnati nell'attuazione dei comuni principi di libertà, democrazia, rispetto ai diritti umani, Stato di diritto. È proprio questi principi, per difenderli e affermarli, che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale nacque l'idea dell'integrazione del continente, concependo l'Unione che nasceva, nelle sue varie forme ed evoluzioni, come una comunità di valori. Con lo stesso carattere, d'altronde, era nata prima l'Alleanza Atlantica, per difendere quello che veniva chiamato allora il mondo libero, di democrazia e della libertà e dei diritti. Quindi l'Unione Europea come comunità di valori, non come semplice cornice di utile collaborazione economica. L'ingresso della Slovenia nelle istituzioni europee è stata una manifestazione di grande successo. Nell'arco di una generazione, la Slovenia ha compiuto un percorso che l'ha portata a raggiungere in soli 3 anni i parametri di Schengen e dell'Eurozona. Per 2 volte ha raggiunto la presidenza di turno dell'Unione Europea e oggi siede autorevolmente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per la Repubblica Italiana l'evento di 20 anni or sono rivestì un valore molto alto, non soltanto in quanto paese che aveva partecipato all'avvio del percorso europeo nel 1957, ma in quanto paese direttamente confinante, che ha potuto vivere direttamente quell'evento con emozione, perché realizzava l'unione delle prospettive di futuro dei 2 popoli, sloveno e italiano. Io ricordo la cerimonia nello spirito europeo che il 30 aprile del 2004 vide il Presidente della Commissione Europea di allora, Romano Prodi, a Nuova Gorizia e Gorizia, a battere quell'ultimo piccolo emblema di confine, di separazione tra le 2 città, che saranno il 25, come il Presidente Birk Musar poc'anzi ricordato, insieme capitale europea della cultura. Possiamo dire quindi che quella Europa, quella Unione, seppe essere saggia e coraggiosa, promuovendo, oltre al grande allargamento del 2004, anche una convenzione che propose un progetto di Costituzione europea, poi non realizzato per l'opposizione di alcuni paesi. Questo ci induce però a dire, induce a me a dire anche in questa occasione, che occorre oggi, perché viene richiesto dagli eventi, un analogo spirito costruttivo di fronte alle sfide e anche alle minacce che abbiamo di fronte a noi. Alcuni dei paesi che contribuiscono oggi alla vita dell'Unione si trovano al confine con la terribile guerra provocata dall'aggressione russa all'Ucraina, che ha violato ogni regola del diritto internazionale. La condizione di questi paesi che confinano con quella guerra sarebbe ben diversa se non fossero saldamente parte dell'Unione. E qui si coglie il valore delle scelte fatte a tempo debito, fatte tempestivamente. Perché la storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute,
e poi sono i popoli a pagarlo in seguito a caro prezzo. Questa celebrazione di questo evento così importante di 20 anni fa, ripeto, non soltanto per la Slovenia e gli altri 9 paesi che entrarono nell'Unione, ma per l'intera Unione, richiama e sollecita a sottolineare l'urgenza, se si vuole anche contribuire al consolidamento della pace, del completamento del progetto europeo. Oggi più che mai imprescindibile, anzitutto per i paesi dei Balcani occidentali, paesi che attendono da 20 anni e non è possibile che si indugi ulteriormente. Naturalmente oltre che per quanto riguarda l'Ucraina, la Moldova, la Georgia. L'Unione Europea ci fa progredire insieme. Tra tanti elementi possiamo indicarne come simbolo 2, Schengen ed Erasmus, 2 istituti, 2 realtà che in realtà contrassegnano e manifestano la cittadinanza europea. E sono molto sensibile al richiamo che ha fatto poc'anzi la Presidente Birkmusar sull'attuazione piena di Schengen. Tra qualche settimana 400 milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia. E mi auguro che vi sia una grande partecipazione al voto, perché in questo modo i cittadini sono protagonisti del futuro del continente, dell'Unione di cui fanno parte. Sarà compito poi delle istituzioni europee e dei governi adoperarsi perché l'Unione sia protagonista nella vita internazionale, recandovi il suo contributo che è essenzialmente di volontà di pace, di collaborazione e di stabilità. Non possiamo rimanere in una condizione in cui l'Europa e tutti i suoi Stati membri di conseguenza sono in realtà sovente spettatori di quanto avviene nella comunità internazionale, anche di fronte a eventi di cui talvolta subiscono le conseguenze. Questo richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose, che sono rimesse al prossimo periodo, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Vorrei concludere ringraziando ancora la Presidente Birkmusar e sottolineando come la storia di successo della Slovenia nell'Unione europea contribuisce certamente a rafforzare le motivazioni sugli impegni per il futuro dell'Unione. Per questo ripeto il ringraziamento alla Presidente per aver voluto associare i paesi confinanti in questa giornata di ricordo di grande prestigio per la Slovenia e la ringrazio per il dono e il significato che ha e che ha poc'anzi illustrato. Grazie Presidente. Le prime domande per il Presidente Mattarella. Signora Presidente, buongiorno ai capi di Stato. La mia domanda è per il Presidente della Repubblica Italiano. Presidente, buongiorno. Lei poco fa ha parlato di riforme di cui appunto l'Europa ha bisogno e che affronterà immediatamente dopo le prossime elezioni europee. Ma quali sono queste riforme urgenti e immediate appunto di cui l'Unione ha bisogno in questo momento, insomma, difficile che stiamo vivendo sullo scenario internazionale ed europeo anche? Grazie. Sono riforme di carattere economico, naturalmente, per aumentare la capacità competitiva dell'Unione, per essere più presente con propri campioni nei settori strategici che sempre più condizionano le prospettive di produzione, ma vi sono poi altre esigenze di riforma che sono di carattere istituzionale. Ne indico 3 che mi sembrano indispensabili. La prima riguarda le modalità del processo decisionale dell'Unione Europea. Nel mondo di oggi sempre più i problemi nascono velocemente e richiedono risposte tempestive. E chi le fornisce prima orienta la soluzione ai problemi del mondo. L'Unione Europea non è in questa condizione di avere un processo decisionale che le consenta di assumere decisioni efficaci tempestivamente. Perché, ripeto, i problemi non aspettano, li risolvono altri altrimenti. E l'Unione rimane spettatrice con i suoi Stati membri delle soluzioni recate da altri.
Una seconda riforma riguarda la difesa comune dell'Unione, che 25 anni fa Helsinki sembrava a portata di mano, è indispensabile, messa all'ordine del giorno, non più rinviabile, dall'aggressione della Russia all'Ucraina, che non è un'alternativa alla NATO, è al contrario il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza, che oggi spende somme ingenti con ridotte capacità operative di difesa, mettendo insieme in difesa comune renderebbero enormemente di più quanto a capacità. Una terza proposta è quella che riguarda il sistema finanziario dell'Unione, che va completato. È monco oggi. Un sistema finanziario non completo non può reggere a lungo, altrimenti crolla, si dissolve, travolgendo anche l'economia dei Paesi membri. That the wisdom you do possess, I just want to grab it from your heart. E all'epoca le ho detto che la saggezza di un depositario la volevo anch'io prendere dal suo cuore. Thank you.